Sei qui tu? E qua, quando io ho finito tiro. No, rilassati, capisco, chissà che ansia. Fino a dove l'hai cercato? Tutto intorno, però non si fa così, eh. Aspetta, 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 la difesa al bambino. Come? L'ho detto. Cos'è che le hai detto? E io andavo qua. Ah, lui dice che te l'ha detto. Magari lei era al telefono. Distratta. Ah, andiamo sempre a colpa ai nani. Vabbè, dai, sei più sereno o no? Da posto, adesso rilassati. Fai in due foto. No, sto scherzando. Puoi andare via però adesso. E qua con me. Sta con noi. Non si... Puoi stare qui anche tu? Non ti sgrida. Non lo sgridi per dopo, promesso? Cosa ti frega? È Natale, madonna mia. Al limite un regalino in meno, ma te la sei cercata. Scappi? Babbo Natale arriva, ma si ferma giusto un minuto. Cioè arriva, ciao, c'ho da fare. Babbo Natale, hai scritto quest'anno? Sì. Hai mandato una lettera o un'email? Che guarda, voi siete avanti. Letterina? Lettera. Ah, bene, bene. Aspetti il 25. Tanti regali o uno importante? Tanti regali. Bravo, bravo, giusto. Il primo è una bussola, così non ti perdi. stai tranquillo, dai, non succede niente. Adesso vi siete trovati, siamo a posto. Dov'è che eravamo arrivati? Sì, che c'era una che frugava nell'albero. No, perché ho pensato, mi è capitato di fare spettacolo gente ubriaca e mi pisciava dietro lo palco. Cioè, allora, cioè, nel dubbio ho detto, non capivo cosa potesse essere. Invece no. Lei, tua madre è bianca, così, terrorizzata. Dai, sii serena. Lo sta portando via però. Sta arrivando la polizia, niente, questo bambino è stato arrestato, il piccolo camorrista. Dai. Bellino, ok. 5 anni, tu quanti ne hai? 7? 8 anni. Tu sei già qua proprio da solo, tu che fumavi lì dietro. Visto che non dice no, fa shh. Ma si beve un pochino, quando ero piccolo. Ciao, prossimo un cuffa. Dove ero arrivato invece di... Bravissimo, il criceto che se ne andava, bravissimo! Signore, ma fai, sai, te lo dice un bambino, no, un uomo. Il criceto che andava via! E lì noi tutti ci siamo un attimo fermati anche un po'. Come continua la storia? Tra l'altro questo criceto non era tanto buono come tutti possono credere. Era grande. Gliel'hai detto stavolta? Erano tutti. Il criceto era proprio cattivo con. Avevamo in casa un gatto di mia madre, siamese, che io ero convinto fosse gay perché maschio, e tutto il giorno così. Va bene una volta, va bene che ti lavi, va bene che ti piace, sei... Non va bene. E io, mamma, guarda che il gatto è gay. Mia madre, oh, non esistono gatto gay. E il gatto, ma cosa ne manca? E poi avevamo un'iguana. L'iguana io lo detesto. Era tutto il giorno fermo così. Cioè, che vita fa l'iguana? Serve portarlo in una casa? E il criceto che voleva giocare faceva, iguana! E l'iguana, minchia, vuoi giocare... Iguana? Iguana. Mi sento solo. Iguana! L'iguana un giorno si gira. E lui. Minchia che po'. Ciao. E l'iguana. Iguana, vuoi fare il mistero oggi pomeriggio? E l'iguana? E lui. Luca! Era così, era fuori di testa, vero? No, era uno psicotico. Pensate che una volta scompare l'iguana, non lo troviamo più. Io torno a casa e mia madre, oh, non lo troviamo. Mia madre piangeva sempre. Tipo adesso, la vado a trovare e piange, arrivo a lei. Vado via lei. E non sai mai come la chiami. Va via l'iguana, torna lei. Non troviamo l'iguana, l'iguana. Vado dal criceto e dico, scusa, hai visto l'iguana? Lui, no. Come mai hai le scarpe in iguana? Le ho comprate all'outlet. Sì? Quale? Palmanova. Nuovo. Come ci sei andata? Con la ruota. Mi dio un culo così al telepass, non funzionava, sono dovuto tornare indietro, ho preso la via card della signorina, prego inserire la tessera, mica più coglione così! L'hai ucciso tu? Sì! Perché? Perché non voleva mai giocare. E tu? Vuoi giocare con me? E io sì, e lui. Che era diavolo, che sono topini, eh? Che tu li vedi, tutti si immaginano, com'è questo criceto? Cioè tu quando metti la mano, chi ce l'ha?
metti la manina, ciao, lo vedi il criceto, ti credo, gli gira le balle tutto il giorno in una ruota, sta zitto un mese, esci prima che passa gli tranci un dito, cioè è il minimo. Tra l'altro tutti mi chiedono, ma dove trovi le magliette col criceto? Ve lo dico, su internet. Andate, le ho comprate, addirittura ci hanno scritto anche minchia. Adesso però io ho chiesto di far cambiare la scritta, perché molti genitori dicevano che non era carino che il bambino dicesse minchia. Così ho fatto scrivere poco K. Vallo, va bene? No, scherzo. Ho fatto mettere suca. Non lo so, qualcosa scriveranno, però minchia era un po' così. Vabbè. Detto questo, io quello che volevo dire è che lo sport mi è sempre piaciuto, mi piaceva il calcio, mi piacciono alcuni personaggi tipo Mourinho, che adesso qua in Italia non c'è più, e ogni volta tutti, dai fammi Mourinho. Mourinho manca molto al calcio per la sua simpatia. Quando lo intervistavano, allora José, com'è andata la partita? Sicuramente non è andata bene. Avete perso? Non è problema mio. Non mi interessa. Sicuramente. Lui, come strani sono alcuni personaggi del calcio. Io quando vedo il Milan mi immagino sempre Cassano e Ibrahimovic che parlano. Ora, io ho avuto il piacere di conoscere Zlatan quest'anno, vado ad aspettarlo fuori così. A un certo punto, ombra, eclissi di sole, dietro c'era Zlatan. Mi giro. Ciao. E io mi aspettavo una voce, non lo so, un po' più rude. Tipo, quando ho visto Beckham dal vivo, mi aspettavo, sai, tipo, hi, I'm David, invece arriva, hi, my name is David. No, che delusione. Cazzo, c'è i pinguini di Madagascar, hanno una voce più carina e coccolosi, ragazzi. E lui, ciao, David. E Zlatan anche, non me l'aspettavo, lui arriva, come va Zlatan? A questa di partita difficile, però I hope to win this campionato, but I don't know, che giochiamo sempre di meglio. Io minchia. E mi immagino, lui è Cassano, tipo Cassano, uè, sì, Zlatan, non perdo! E lui, e mi immagino se arriva anche Balotelli un giorno. Mario, cos'hai combinato? Ho dato fuoco alla casa. Come mai? Ero in bagno che facevo la cacca. Ho preso la carta igienica coi petardi. Sono cose che succedono. Ma anche no. Chi si pulisce il sedere coi Minerva? Nessuno. A tal proposito, no, per dire. A tal proposito, pensando a questo, mi viene in mente, due giorni fa volevo cambiare tariffa gestore telefonico, perché io avevo la 3 fino a due giorni fa avevo la 3, non prendeva mai neanche nel negozio della 3, niente. Vado da Wind, ho detto, guardi, vorrei cambiare, e lei, dipende che uso ne fa lei del telefono. Io, guardi, mi ci faccio il bidet col telefono. Che cazzo di domanda è? Ma puoi fare una domanda così? E lei, ma no, dipende da qua. Lei parla di più, scrive di più, mi dà una tariffa, gentilmente. Perché 3 continuava a dire, però con noi puoi sempre navigare in internet. Sì, ma io voglio telefonare. Per questo l'ho comprato il telefono, sai? Per quello a casa c'ho il computer. Per navigare. Non è che a casa prendo il portatile. Sì, pronto! Pronto? Sì! Nee, non prende qui! Sì, 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 sì. Sì. Becelli. Tra l'altro, inerenti al calcio, è che vedo tante ragazze adesso dicono basta parlare di calcio mezz'ora, puttafia. Cambi CD, perché sennò parla sempre di calcio. No, lascia questa, facciamo una canzoncina. Eccetera. Io, in ricordo di una partita soltanto, che voi siete tifosi di qualsiasi squadra, non importa, ogni volta che la vostra squadra sta vincendo 3-0, tipo Milan-Liverpool, e al 90esimo Altafini, e al 45esimo Altafini dice, Amish! 3-0 Milan, cosa può accadere adesso? E ritorna a crescere, ma vaffanculo. Io quella sera l'ho vista brutta, ho detto, bah, voglio morire, mi sono messo la maglia dell'Inter. No, scherzo, è una battuta! Vedi però, gli interisti non la capiscono. È una roba... sei interista? Ah, sei milanista? E allora non l'hai capita? Mi permetto di dire che questo signore ha dei chiari tratti somatici comunisti. Non poter capire questa battuta è un chiaro esempio di comunismo. Sai quando si fa prendere? Per immagini lui da piccolo quando doveva andare al bagno, mi scappa una cacca incredibile. Uno nella vita non se li può immaginare. Immagina Mourinho tipo a letto con la moglie, tipo, oh, ti piace così? E la moglie, non lo sento. E lui, non è problema mio.
o Pizzul. Attenzione! Attenzione, palla in profondità. Attenzione, interviene l'arbitro, fallo da dietro. Immagina lui. Allora, mi consenta. Vabbè, niente, comunque quella sera ero disperato. Accendo la radio, c'era una canzone di Tiziano Ferro, la facciamo insieme. Il titolo io non me lo so spiegare, perché se vinci 3-0 non te lo sai spiegare. Sei ancora qui tu? Ah, ma lì sta riprendendo, ci sono due medici che la stanno curando. Stai riprendendo colore, eh? Sì, per quanto tu ne abbia. Nel senso, sei più, no, sei più pallida di me, siamo io e te più bianchi dopo il soffitto. Che siamo in rete. Beh, cosa stai facendo con questa? Ah, è al telefono. Prego, passami tuo papà. Salve. Pronto? Come va? Venir qui no, Va bene, grazie, sei molto gentile. Stai qua che ti senti la canzone anche o vuoi che metta giù? Come? Va bene, mi ha invitato a cena. Così. Grazie, ma sei in macchina? Ah, il viva voce, l'ha detto subito perché al giorno d'oggi, siccome sono tutti controllati i telefoni, non devi mai dire no, il viva voce, che la finanza è già 20 metri dopo là. Minchia. Hai fatto bene, stai lì, dai. Grazie, buona giornata. Un applauso a questo signore che lavora anche oggi. Anche lei deve andare a lavorare. Lavorano tutti, tu bambino, no? No. Io cucio i palloni della Nike. Vai. La facciamo insieme, voi dovete fare il ritornello quando ne avete. Fa narana. Stop un attimo, scusa. Ritornello è narana, narana. Lo proviamo al 3, 1, 2, 3, vai. Bravo. Che bravi. Quindi l'80% ha fatto il conservatorio, mi sa. Che schifo. Allora, riusciamo a fare una roba che sia, non dico, va bene che ci sono gli sconti qua, ma anche sulla musica no. Allora. Intanto senti dei rumori di fratture. Allora, na 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 na. 1, 2, 3, vai. Senti, facciamo che non lo facciamo. Vai. Un po' mi manca l'aria che tirava. O semplicemente la tua bianca schiena. Vai. Attenzione. L'orologio non girava. Inzaghi! Era in fuorigioco da mattina a sera. Pupo il nano. Ma non regge più la scusa, no. Lorenzo Giovanotti. Solo che pensavo quanto inutile far litigare. Credere di stare bene quando inverno è te. Apri le tue mani calde. Non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che vivo in tante cose. Come prima! Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Che anche se non valgo niente, perlomeno a te. Io ti permetto di sognare. E se hai voglia di lasciarti camminare. Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare. Ma vuoi dirmi come questo può finire? Max 883. Non me lo so spiegare io. Non me lo so spiegare. Posso fare io il finale? No, mica, lo voglio fare io, tanto la conosco. No. Grazie. Credevo, dai, mi piace, siete ancora tutti qua, andiamo un po' avanti, sì. Chi è che ha freddissimo? Chi è che ha freddo e vuole andare via? No, dai, se resistono i bambini, ma i bambini se ne fregano. Se ne giocano con la neve, eh? Eccolo, quell'aereo lì, non mi dà fiducia, Spero solo non finisca sul telepass, se no non possiamo neanche andare via. Tu sei di Trieste? Ah, ok, sì, lì il freddo. Incredibile. Arrivi in città, la temperatura. Ma non si sa. È l'unico posto dove Babbo Natale non viene perché ha freddo. E vive in Lapponia. Io quando ero piccolo arrivavo.
e con la voce di Gandalf dice: che cazzo di freddo! Con le renne. Tra l'altro, Gandalf, voi lo conoscete, Signore degli Anelli. Io quando ero ragazzo guardavo Star Wars, la saga di Star Wars, mi sono... Parli del diavolo, no? Perché... Oh, oh, oh! Bimbo, è lui che devi chiedere i regali. Benvenuto, eh? È lui, eh? A lui devi chiedere... A lui devi chiedere i regali, capito? Guarda che lo guarda, là c'ha già pronto il biglietto con la lista. Adesso me li dai tutti, però! Minchia, tutti! Vai a casa? Sì. Beh, direi. Mio, ciao! Hai visto? Ha bevuto un po', secondo me che c'è gli zigomi rossi. Ma ci stai, fa freddo! Poi laggiù c'è il Montenegro, fischia! Ho visto bambini prima... Distribuire cioccolata no, eh? Ottimo, ottimo. La settimana facciamo un bel Jägermeister. Bambino non bere, eh? Va bene, almeno ancora 2 anni, arriva a 7-8. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Tante persone che lavorano qua sono preso la pausa per venire qua. Pensate a vedere. Voi siete in piedi sulla panchina, mi sembra di capire. No? Siete proprio alti così. Cazzo, però. Sulla panchina che dopo nessuno si potrà sedere. Mi sembra evidente che questi 3 ragazzi... Sto scherzando. Cos'è che stavamo dicendo? Star Wars, bravissimo. Adesso i miei punti di riferimento. Sì, dipende dove li hai messi prima tu, perché sai che adesso pensandoci... Sanno di gomma, fai le renze sui guanti. Star Wars, la saga di Star Wars. Io da ragazzo mi sono ammazzato di saghe. Le ho viste tutte. C'era Star Wars, c'era... Adesso a me piace molto il Signore degli Anelli. Quando arriva Gandalf che va da Frodo, lui arriva... Devi stare attento, Frodo. La vita è difficile, ma ad ogni costo dovrai proteggere l'anello. E Frodo, basta, ho capito. Sempre la solita solfa, ho capito. E Gandalf, ho detto Frodo con la D. Questa... Devo sempre stare un po'... Che ne sono? Io, prima di salutarvi, vorrei fare una roba, perché... Come va? Bene, voi che scuole fate, le medie? Dura, eh? Come? Tu le elementari, tu le medie, dura, eh? Cambia tutto, aspetta le superiori. No, ma è proprio... Poi ci sono i professori che si fissano, ce l'hai uno che ti odia? Tutti ti odiano, allora sei tu. No. Tutti ti odiano. Qual è la tua materia preferita e quella che detesti? Detesti che odi? Preferita ginnastica. Bravo! Sei uno che a cui piace leggere, l'altra? Quella che, che detesti? Quasi tutte. Vabbè, ma una... Tranne economia del gel, che vedo che se vai bene. Dimmi, una che detesti... Dai, una che proprio non ti piace. La prima, primo posto. Italiano. Ma cazzo, l'italiano è essenziale. Come italiano? Ma no, l'italiano è importante. Spacca le... Spacca! Però l'italiano... Allora, io sono d'accordo con te, tu dici la matematica servirebbe... Anche la matematica serve. Perché poi quando cresci che ti pagano per qualsiasi lavoro tu faccia, ti diranno... Allora, le dovevo 200, le ho dato 80, rimangono 30, giusto? Se tu non hai studiato matematica dici... Sì! E vai via. Invece no. Tu studi matematica e mi dici, giusto? E tu? Ah, no. Idiota. L'importante, matematica e l'italiano. Dai, senza l'italiano è un peccato. Poi sbagli i verbi, che roba brutta, no? Vogliamo fare un esempio? Matematica come vai? Bene. Siamo secca? 120 meno 80 facile. Eh? No, perché l'ho distratto, capito? No, vai bene, ma sai qual è il problema della matematica? Che nessuno ce l'ha insegnata. Ci hanno solo insegnato la tabellina, tipo 5x5, aiutatemi però, eh? 6x6, 36, 9x9, 12x16. Hai visto? Nessuno sa contare. Arriviamo fino a 9x9. 10x10 facile, aggiungi uno zero e poi...
brutta roba. E invece è importante, no? Studia qualcosina. Guarda, te lo dice uno che non aveva voglia mai di fare niente, poi recuperato dopo. Però è importante davvero, almeno lì non posso capire che non ti frega di sapere cosa ha fatto Garibaldi, altro lo sanno tutti, non devi insegnarlo tu. Però almeno l'italiano e la matematica. Me lo prometti? Sì, sì, domani scappa da scuola. Io non sopportavo, io adesso che sono un po' più esaurito, non sopportavo a scuola un sacco di cose, tipo quando si puntava, tipo arriva lei, Pinders and the Rockets! Mi ha interrogato ieri, era stato là Angelo. Poi cresci e le cose che non sopporterai saranno molte di più. Tipo io ho perso in questi 3 mesi 10 kg facendo correndo, perché ero diventata forza mangia là. Quando andavo a fare una serata, gioco Stefano, te mangi qua! Brr, mano. Andavi a Napoli, ui, la pizza, non lo vuoi assaggiare! Andavi in Calabria, Pindus! Ancora lei, eccetto, c'è dappertutto! Andavo in Madagascar, carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi! E mangiavo. Dimagrito, però io 2 anni fa ho provato ad andare da un dietologo. Sono entrato, il dietologo era più grasso di me. Entro e lui e io sei più grasso tu che cacchio. È come quando vai dal parrucchiere che è calvo. Quando io entro dal parrucchiere ed è calvo e mi dice prova questo gel, funziona? Io non so, ma diffidate. Cioè, se viene Rocco Siffredi ci prova questa crema, funziona? Ok, tra l'altro adesso sono un po' disperato perché ho letto prima mentre venivo in autostrada, sai i cartelli che ci sono? Il primo c'era scritto 3 su 10 muoiono per distrazione, ho detto. L'altro dopo 4 su 10 muoiono per colpo di sonno, ho detto, buono. 3 su 10 muoiono per la troppa velocità, ho fatto un conto, 3, 4, 3, 10, sono morti tutti e 10, tutti, oggi non si è salvato nessuno in autostrada, ma che è una roba, che agitazione, ma perché, occorre scrivere quella roba lì? Occorre mettere, non ti distrarre, non scrivere, ma che controsenso è? Oppure non ti scrivono, se c'è la nebbia rallenta, se c'è la nebbia non leggo, quindi che cazzo me lo metti a fare? Cartello? Che idioti, veramente. L'altro cartello è problemi, non so, vuoi sapere, no, il traffico è collegati, certo, chi non ha il computer in macchina mentre guida? Idiota, metti un numero, no? Cioè, io veramente fanno delle robe, si consigliano, no, pure obbligo di catene a bordo. Sì. Mi hanno fermato altra volta, lei ha le catene? Dove le ha? Vogliamo aprirle? Lei è sicuro che le ha? E se apriamo? È meglio che va via? Oh, che roba, ragazzi, che roba. Non sopporto più niente, ti esauriscono proprio le persone. Quando prendi l'autobus che sali, ti alzi, suoni, ti avvicini, la signora vicino, scende? No. Ho suonato così. Tra l'altro questa... No, proprio l'ho comprato l'autobus. Adesso qua mi trasferisco, sa? Sì, qua faccio un salotto. Quello lì non è l'autista, è il proprio il maggiordomo. Sta lì. E laggiù faccio un bagno, signora. Dove lei andrà a cagare. Là. Non sopporto chi come prima. Prima ho trovato il solito SUV. Nulla contro il SUV, Però dai, sforzati un po' a parcheggiarlo. Ma no, non è solo chi ha il SUV, tutti parcheggiano così. Ci sono dei posti, occupa quello dritto. E a volte mi chiedo, ma perché la mette così? Ora, il motivo non credo né perché sia di fretta né tantomeno perché ha la macchina grande. È proprio una questione che ha la testa di minchia. Perché se no, non ha motivo di metterla così. Lui arriva, la parcheggia, scende, vaffanculo, sono arrivato. Pazzesco. Non sopporto più... Oddio, aspetta, c'è da premettere una cosa. Questo mestiere a me piace da morire, lo dico a chi è più piccolo. Se un giorno mai dovreste realizzare i vostri sogni, ricordatevi di quando volevate realizzarli, perché molti se lo dimenticano, poi per strada, cioè, minchia che palle, minchia, cioè, se lo vuoi fare lo fai, se no non farlo. E il problema è un altro, è che finché sono i bambini che per strada ti chiedono, tipo, mi fai il criceto? Ci sta, è un bambino. Può chiederti tutto anche mentre anche sei in bagno, fai la caca, si apre, ciao! Dimmi. Ma a volte gli adulti esagerano. Cioè tu cammini, grande, ciao, dai fammi le battute. Sei scemo, sto facendo la spesa. Dai fammi le cose, dai, Mourinho! No, sicuramente. Dai, fammene altre. Scusa.
E non guardano mai quando è il momento, no? Io a volte mi chiedo, cioè io so, faccio questo, quindi per strada ti chiedono questo, ma a volte mi chiedo, chissà Rocco Siffredi cosa chiedono. Cioè, lui cammina per strada, Rocco, sì. E lui. Però credo che ci sia sempre momento e momento. Io sono stato all'ospedale quest'estate perché ho un problema di colite. La colite arriva da una certa, non so come, col latte. Quando ero ragazzo, 13 anni, aprivo il frigo, prendevo il latte col tappo e lo bevevo. Col tappo lo bevevo. E non succedeva niente. E il criceto, minchia, ma come fai? Ora solo apro il frigo, guardo il latte. Vado all'ospedale per un attacco di colite, entro così piegato. Ah, sto male, lui. No, e io. Sì. Grande! Zelig! A parte che è colorato, ma. Sto proprio male, proprio colite, colite. Una. Ah no! Vedi che c'è quel che fa Mourinho! Grande! Come si direbbe Mourinho? Io mi alzo così. Vai a fare in culo. Grazie a tutti. Grazie davvero. Metti una musica qualunque, quella che vuoi. Grazie, grazie di avermi invitato. Ringrazio. Ah, aspetta, ridò i guanti al proprietario che. Non prima di aver fatto. Sto scherzando, dai. Sei stato molto gentile, Davvero. Grazie, buon Natale e buon lavoro. Ciao, bimbo. Mi raccomando, vabbè. Grazie a tutti. Allora, aspetta. Allora vi spiego, aspetta. Siccome magari dei ragazzi così vogliono, se vogliono fare la foto, ci organizziamo in modo tale che potrebbero salire da qua. Però quelli che sono qua è uguale. Entrano da qua, escono da là, insomma, senza.